ti introduco, ti do del tu, mi permetto. Ovviamente Gabriele Cirilli dalle Mission Impossible torna tale e quale, però, con un bel però, diverso quest'anno. Sono titanico, mi sento un uomo nuovo, l'uomo bionico. Io quando ero piccolo guardavo in TV, no? Vi ricordate l'uomo da 6 milioni di dollari, là, che è da un milione di... Adesso lo sono io, sono proprio. E grazie a questo fisico mi sono proposto a capo in veste nuova e lui gli è venuta un'idea nuova, cioè di dare la parola al pubblico. Quindi non sarà più lui a dire quello che devo fare, ma sarete voi a casa che deciderete le mie mission. Siate buoni, perché già so che hanno proposto Jessica Rabbit, tutti quelli dei We Are The World, ma che siete matti? Oh. Insomma, le donne, mi stanno chiedendo di fare tutte donne, vabbè che ne ho fatte tante, ma insomma, siate buoni, mi raccomando, perché io non è che sono né imitatore né cantante, ma sì, mi diverto, vi farò contenti, e viva Carlo Conti, fate le scale, perché fa bene alla salute. L'ingrediente segreto di questa trasmissione, che è uno show stupendo, arrivata alla sesta edizione con scioltezza proprio, no? Sì, l'ingrediente segreto di questa trasmissione è Carlo Conti, perché è un grande direttore d'orchestra. Tu puoi avere anche la migliore orchestra del mondo, ma se non è diretta bene, c'è niente da fare. Evviva Carlo Conti! No, mai, non prenderò mai il posto di Carlo Conti, intanto perché non sono un presentatore, ma mi diverto a condurre, che ne so, trasmissioni comiche, eccetera, ma non sono un presentatore. Carlo sarà sempre il numero uno, number one. Mi piacerebbe, chi meglio di me, ne ho viste tutte, ho fatto 54 personaggi, ho visto tutte le edizioni, sarei anche capace, però insomma c'è tempo, vedremo, magari come ha detto Bassetti nella 37esima edizione forse faremo qualcosa in giuria.